scherzi. Sì, qualcosa di più. Noi stiamo dicendo una cosa molto precisa. Noi stiamo dicendo che il modello di fare impresa che si è affermato negli ultimi 20 anni è un disastro. Perché quello che sta succedendo, anche le morti sul lavoro, se noi andiamo alla radice di quel problema, le morti sul lavoro hanno come origine il sistema di appalti, di subappalti, di sottappalti, di finte cooperative, di precarietà senza fine che si è determinato. Quindi noi quello che stiamo indicando non è semplicemente dei referendum, noi vogliamo cambiare il modello di fare impresa, il modello economico e sociale che si è affermato in questi anni, che si è fondato sullo sfruttamento e sulla precarietà del lavoro. E siccome c'è un impianto legislativo che in 20 anni si è affermato, noi pensiamo che ci sia bisogno di cambiare radicalmente quell'impianto fino ad arrivare ad una legge sulla rappresentanza. Perché una legge sulla rappresentanza non stabilisce solo i contratti validi, ma dice che sono le lavoratrici e i lavoratori che debbono avere il diritto di votare, di decidere sugli accordi, sulle leggi che li riguardano. Quindi da questo punto di vista questa è una battaglia che vede tra gli strumenti per quello che ci riguarda anche il referendum. Ma noi vogliamo agire la contrattazione, presenteremo proposte di legge di iniziativa popolare, ma soprattutto c'è bisogno di cambiare la cultura politica che in questi anni si è affermata, che ha assunto il mercato e il profitto fine a se stesso come elemento centrale. Questo è quello che secondo noi va radicalmente cambiato. Quindi c'è da fare anche una battaglia culturale, pensiamo che ci sia bisogno di ridare voce al mondo del lavoro e di unire soprattutto le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, a partire dai giovani, a partire da quelli che oggi sono più precari e sono quelli più colpiti. Sa, quando in un paese ci sono 6 milioni di persone che pur lavorando sono povere, perché non arrivano a 10-11 mila euro lordi l'anno, quando mediamente chi lavora, sia lavoro autonomo, come si dice adesso partite IVA, sia lavoro dipendente, mediamente arriva a 20-25 mila euro, quindi non ce la fa, vuol dire che c'è un livello di ingiustizia infinito, perché siamo il paese che ha visto un aumento dei profitti e degli extra profitti e un aumento delle diseguaglianze senza precedenti. Quindi per noi la battaglia da fare oggi è questa, e non è una battaglia di resistenza, è una battaglia per dare un futuro al paese e per cambiare radicalmente le scelte sbagliate che sono state fatte in questi anni. Contratto, 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 contratto. Guardi che in questo momento è molto importante l'unità dei lavoratori, e siccome qui le lavoratrici, i lavoratori mi pare che ci siano, il punto fondamentale oggi non è discutere, è discutere di quello che si vuole concretamente fare. Io penso, e noi lavoriamo per unire il mondo del lavoro e per dare a tutte le persone il diritto di essere assieme. E il diritto di manifestare, di scendere in piazza, oggi è un diritto che va difeso. Va difeso nel mondo del lavoro, va difeso nell'università, va difeso per le donne che vogliono difendere i loro corpi e il loro diritto di potersi autodeterminare. Quindi, da questo punto di vista io credo che il modo migliore, anche quando esistono idee diverse, è la democrazia, è la possibilità per le persone di potersi pronunciare e di poter decidere partecipando. Noi stiamo sviluppando questo lavoro e penso che questo sia un compito molto importante delle organizzazioni sindacali.